In questo video analizzeremo come uno dei nostri studenti a 45 anni è riuscito a ottenere 3 appuntamenti in 2 giorni. Hai più di 40 anni e vorresti finire a letto con ragazze dai 18 ai 25 anni? Se sì, scopri come in un'intervista scandalo a un uomo di 43 anni dove ha raccontato di come ha fatto sesso con oltre 400 ragazze negli ultimi 20 anni, sfruttando a favore la sua maturità. Questo e molto altro nel nuovo videocorso Meccanismo Antietà, offerta disponibile fino al 19 luglio, dopodiché il corso chiude per sempre. Per maggiori informazioni, clicca sul link qui sotto in descrizione. Quindi innanzitutto partiamo da quello che effettivamente era il punto di partenza dello studente in questione, che era venuto a fare un corso al vivo direttamente con me diversi anni fa. Quindi qual era la sua situazione di partenza? Beh, per farla breve, diciamo, un'esperienza con una tipa durata n anni, poi finita, e poi un numero totale di, ma facciamo, non so, sei donne e ragazze conosciute in 5 anni, va bene. Ah, un dettaglio piuttosto importante, credo, per chi mi sta ascoltando e anche per Luca. Io ho un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, esattamente a metà, quindi fate voi i conti. Successivamente poi il corso inizia, si scende effettivamente in campo per conoscere nuove ragazze e come tutti quanti quelli che partono con poca o nessuna esperienza, è normale che inizialmente si incontrino delle prime difficoltà. Il primo approccio è stato ovviamente un grandissimo disastro. Il numero di errori, la durata dell'approccio sarà stata di circa 15 secondi, 10, bah, non mi ricordo. Tuttavia, dopo aver capito quali sono gli errori che stava commettendo e dopo avergli dato i giusti consigli, È successo quanto segue. Approccio una ragazza russa con il mio inglese non esattamente perfetto. Ci mettiamo a parlare tranquillamente e la invito per un caffè. Questa persona accetta di buon grado e andiamo in un bar e prendiamo un caffè. Ora, questa cosa qui, che si chiama instant date, personalmente non la credevo neanche mai possibile, letteralmente. Cioè, accidenti, io negli ultimi 15 anni probabilmente sono uscito con una persona per tanto tempo. E poi altre 6 persone, ci siamo scambiati anche il numero di telefono e abbiamo passato piacevolmente questa ora. Poi ho detto: accidenti, questa cosa qui è, se posso usare il termine, sconvolgente per quelli che sono i miei parametri. Vabbè, ma non era ancora finita la giornata. E infatti poi da lì a poco lo studente in questione è riuscito a portarsi in appuntamento istantaneo un'altra ragazza. Questa è una cosa molto tipica nel momento in cui fai un qualcosa che non credevi che fosse possibile, però lo riesci a fare, dimostri a te stesso che è possibile, ti si espande il cosiddetto senso di realtà, ovvero quello che tu credi che sia possibile. E nel momento in cui credi che è possibile diventa molto più facile poi a ripeterlo come risultato. Infatti da lì a qualche ora lo studente si è portato appunto in appuntamento istantaneo una seconda ragazza. A un certo punto approccio una ragazza italiana e incomincio a parlare con questa qua, anche qui piuttosto piacevolmente, in maniera molto divertita. Andiamo a prendere su un altro caffè. Tra l'altro, ci sediamo sullo stesso tavolo in cui mi ero seduto prima e c'erano ancora le cose che avevo lasciato prima. Però è una cosa divertente, ma vi giuro, è così. Ho anche detto che gli italiani sono, che noi italiani siamo un po' del nord, siamo un po' maleducati perché non portiamo indietro le cose, e il maleducato ero ovviamente io. Comunque, parliamo, questa ragazza, anch'essa estremamente in linea con quello che stavo cercando, anche questo mi è parso assolutamente incredibile perché le persone con cui ho avuto delle interazioni migliori, erano esattamente quelle che qui stavo cercando. Ma purtroppo il processo di miglioramento non è mai lineare, questa è una cosa che purtroppo la maggior parte degli uomini non capisce e infatti poi appena c'è una difficoltà la gente si demotiva, non capendo che il processo di miglioramento è un sali e scendi di alti e bassi con però una tendenza verso l'alto, ma è normale, delle volte ci si rivada di nuovo giù, ok? Non significa che non sta funzionando, significa in realtà che sta funzionando, semplicemente non funziona come la maggior parte delle persone pensano, che tutto quanto parte deve andare tutto quanto sempre in miglioramento, no, è un miglioramento ma con dei sali e scendi, funziona così. Così in ogni cosa della vita. Quindi quello che era successo, adesso lo sentirei direttamente dallo studente in questione, che poi il secondo giorno, nonostante i risultati positivi del primo giorno,
Diciamo che c'era questa voce dentro di lui che dove si diceva: ma cosa cazzo ci sto facendo io qui? Quello è semplicemente la tua zona di comfort che ti sta richiamando indietro. Hai fatto un qualcosa che non era in linea con il chi sei stato fino ad oggi. Se hai 40 anni, 50 anni, 30 anni o quello che è, e fino ad oggi hai ottenuto poco o niente con le donne, è normale che quando poi inizi a ottenere qualcosa, dei risultati positivi, la tua vecchia identità, il chi credevi di essere, ti richiama indietro. Si chiama anche autosabotaggio, si chiama paura del successo, si può in realtà approfondire molto di più questo argomento, però se tu ti vedevi come un perdente con le donne fino a ieri e inizi a ottenere dei risultati, la tua identità da perdente con le donne ti richiama indietro, ti dice: cosa stai facendo? Tu non puoi avere risultati con le donne, torna qui e continua a fare schifo con le donne. Quindi è un meccanismo molto più complesso questo da andare a spiegare, però lasciamo raccontare direttamente allo studente in questione. Il secondo giorno è iniziato con quello che potrei chiamare un momento di crash. Cosa è successo? A un certo punto ho sentito, nonostante i buoni risultati della giornata precedente, ho sentito un qualcosa dentro di me che mi diceva: no, guarda, non andare avanti, questa cosa qui non è per te, non fa parte del tuo mondo. Di quello che hai sempre, di quello che hai sempre fatto. E come anche Luca mi ha spiegato in questo tipo di dinamiche, che cosa accade qui in questo, nel game, ma probabilmente non solo, anzi sicuramente non solo nel game, arriva un punto in cui, nel momento in cui fai qualche cosa che esula dalla tua zona di comfort, che va oltre quello che hai sempre fatto, quelle che sono le tue abitudini, esiste il momento in cui esiste una resistenza massima a questo cambiamento. Questo è il momento che ho toccato stamattina. Infatti, a un certo punto l'ho detto a Luca e ci siamo fermati per un certo periodo di tempo, forse un'oretta, credo, circa un'ora. È un momento critico perché è il momento della scelta: o scappi via, al di là del fatto che, vabbè, avevo ancora una giornata davanti, o scappi via, o vai avanti, nonostante il disagio interiore, la paura fottuta, ma era più che paura, non era paura, era proprio un fortissimo senso di disagio, ma che cazzo ci faccio io qua? Posso usare la parola cazzo? Ok, cosa ci faccio io qua? Ci siamo fermati un'ora. Da lì ho fatto riposare un po' mentalmente lo studente perché, come ho detto, se c'è un, diciamo, cambiamento drastico dei risultati da un giorno all'altro, la tua identità non è abituata, quindi è una cosa molto, tra virgolette, stressante mentalmente, ma poi non c'è modo per staccarsi da quello che è stato il risultato pessimo di 45 anni prima. È chiaro che se da un giorno all'altro ottenere così tanti risultati, che chiaramente in realtà si può ottenere molto di più, però è chiaro che se in 45 anni uno è uscito con giusto qualche ragazza e poi in un giorno, così da un momento all'altro, uno esce subito con due ragazze, chiaramente è un salto di identità molto grosso, quindi poi è necessario anche che ci sia del riposo mentale. Ho cominciato a riprendermi ad un certo punto perché ho incontrato una ragazza italiana con la quale ho scambiato anche il numero di telefono. Non ho fatto un instant date, ma no, essendo italiana probabilmente potrebbe essere che la possa rivedere nei prossimi giorni. Poi, verso anche qui l'orario, non me lo ricordo, ma fa lo stesso. Ho incontrato una ragazza sempre in galleria, probabilmente un posto che mi porta bene, non lo so, di un posto vicino alla Russia, adesso non indaghiamo troppo, non lo so neanche dire, lei me lo dice nella sua lingua, ma non mi ricordo, Lettone. Lettonia, Latvia, ok, Lettonia, esatto, e c'è stata una ottima intesa, veramente, veramente molto buona. È stata un'interazione a giudizio di Luca, ma anche secondo la mia percezione, molto, molto buona, molto positiva. Lei ha risposto veramente, veramente bene. Abbiamo fatto un instant date, poi lei aveva un appuntamento con dei suoi amici, ci siamo scambiati il numero di telefono e lei mi ha chiesto di messaggiarla intorno alle 11 di questa sera. E io direi che ne vale la pena.
Hai più di 40 anni e vorresti finire a letto con ragazze dai 18 ai 25 anni? Se sì, scopri come in un'intervista scandalo a un uomo di 43 anni dove ha raccontato di come ha fatto sesso con oltre 400 ragazze negli ultimi 20 anni, sfruttando a favore la sua maturità. Questo e molto altro nel nuovo videocorso Meccanismo Antietà, offerta disponibile fino al 19 luglio, dopodiché il corso chiude per sempre. Per maggiori informazioni clicca sul link qui sotto in descrizione. Se hai domande o dubbi, scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link cliccando qui sotto in descrizione.